Ma dopodiché me lo portate a maggio fino a questo. Dopodiché questi signori del ministero ti togliono un posto con tante leggi, leggine, emendamenti. Dobbiamo creare il posto di lavoro a maggio. Io mi sveglio alle 3 di notte con un sacrificio, nessuno si sveglia alle 3 di notte a essere contento. Vado a mare con un sacrificio e non devo essere picconato da leggi e leggi, devo andare a pigliare un reddito. Avete assolutamente ragione. Ci devono ritardare la dignità del lavoro. Hanno prodotto legge, dicevo bene il ministro. Nessuno fa le cose, però trovo sbarbulato, che strano, farà molti grandi 50 2016 non è successo niente, è un caso. Hanno prodotto leggi punitive, però dovete, punitive, ci hanno punito. Che però, abbiamo fatto di così grande? No, non va bene. Niente. No, non va bene. Così grande l'abbiamo fatto, legge punitiva. Volevo concludere ringraziandovi di nuovo tutte, volevo dire anche una cosa, visto che c'è anche il lavoro. Però dovete essere rispettosi anche dei vostri colleghi. Siamo morti, non siamo preoccupati. Siamo morti, non siamo preoccupati. Allora, che sono 40 anni che ci siamo sempre incontrati in queste riunioni, non abbiamo mai risolto niente. Queste sono le ennesime prese in giro, perché per fare tutte le belle parole che dice il sottosegretario e l'onorevole Capozzo, no? Ci vogliono i pescatori. Se andiamo di questo passo, i pescatori non ci sono più. Le nuove generazioni a mare non lo guardano proprio più il mare. Perché? Perché non hanno voglia, perché non sono invogliati, perché? Allora, se qualcuno che magari riflette sulla pesca, sul lavoro della pesca, a prescindere che è un lavoro molto complicato, però se vedono i risultati che stiamo ottenendo noi, loro dicono: scusate, noi dove ci avviamo? Ma me lo auguro, più che altro me lo auguro, perché come abbiamo avuto di dire nel corso della riunione, la problematica diventa sempre più grande, diventa sempre più, come dire, compromettente per la categoria. Ma qual è il problema principale? Allora, il problema principale è che io faccio parte di Santa Maria di Castellabate e a Santa Maria di Castellabate, come ben si sa, c'è l'area marina protetta. Quindi, oltre alla problematica generale per quanto riguarda la pesca, noi pescatori appunto di questa piccola località cilentana siamo ancora di più, abbiamo problemi proprio perché abbiamo i vincoli relativi all'area marina protetta e in varie occasioni abbiamo chiesto quantomeno una verifica di alcune decreti, non proprio del decreto, di alcune situazioni attinenti all'area marina protetta, proprio per far sì che quantomeno per i primi periodi, per i primi anni ci vengano un attimino incontro per poter rimanere come tradizione e come categoria e come attività, a poter continuare nel prossimo futuro la pesca, altrimenti purtroppo è costretta a scomparire.